Benvenuto in questo quinto video di questa nuova serie, questi 5 video dedicati alle 5 scale in azione. Questo quinto video serve per arrivare ad avere ancora più chiarezza su quelle che sono queste 5 scale. Queste 5 scale le ho messe in questo ordine perché è possibile passare da una scala all'altra semplicemente modificando una nota per volta. E allo stesso tempo, usando queste 5 scale in modo molto, facile, ma allo stesso tempo in modo molto interessante, possiamo riuscire ad utilizzare tutta la scala cromatica nei nostri soli. Chiaramente questo funziona se vuoi fai la solo, come anche se tu vuoi comporre una melodia che però ti permetta di avere sempre un effetto melodico, e cioè non semplicemente una serie di note come una scala cromatica dall'inizio alla fine, ma una serie di note che siano fra di loro facilmente cantabili. E con queste 5 scale tu puoi passare ad usare tutta la scala cromatica ma avere melodie facilmente cantabili. Poi dopo dipenderà da te scegliere come utilizzarle, come sfruttare questo concetto. L'obiettivo quindi è di creare musica sempre nuova, musica sempre interessante, ma allo stesso tempo non stramba, non completamente strana che risulti all'orecchio non ascoltabile, ma che risulti melodica. Per far questo, queste 5 scale, intervallandole, cioè scambiandole una con l'altra e avendo, come abbiamo già visto, la scala minore melodica come scala perno, possiamo creare materiale molto facile da ascoltare e piacevole. Questo qualsiasi genere di musica tu faccia, ripetendo da capo quindi il ragionamento e vedendolo applicato, stavolta ci dedichiamo ad un accordo di re settima. Quindi un accordo di re settima, re, fa diesis, la, do, che sarebbe il tipico quinto grado della scala di sol maggiore. E usando il modo della scala maggiore sul re, diventa la scala di sol maggiore, cioè partendo dal re, che si chiama re mi solidio. Re, mi, fa diesis, sol, la, si, do, re, cioè fondamentale, seconda maggiore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore, settima minore e di nuovo fondamentale. Quindi, essendo la scala di sol, ho solo il fa diesis. Dopo questo, che appunto era un re mi solidio, cioè derivato dalla scala di sol maggiore, continuiamo sulla scala di sol minore melodica. In questo caso useremo il quarto modo di una scala di la minore melodica. Il quarto modo si chiamerà lidio con la settima bemolle, oppure mi solidio diesis 4. Andiamo a fare re, mi, fa diesis, sol diesis, perché la scala minore melodica ha fa diesis, sol diesis, la, si, do, re. E siamo nel quarto modo di una scala minore melodica. Passiamo alla scala minore armonica e usiamo il quarto modo di una scala di la minore armonica. Partendo dal quarto modo si chiama dorico diesis 4, quindi ha una terza minore, perché il dorico è un modo che ha la terza minore, che gli creerà una sonorità abbastanza blues, cioè re, mi, fa naturale. C'è la terza maggiore nell'accordo, ma c'è la terza minore nella melodia. Re, mi, fa, sol diesis, la, si, do, re. Torniamo alla scala minore melodica, perché è la scala minore melodica che ci permette di andare senza troppe dissonanze sulle altre due scale diminuite esatonale. Quindi la scala minore melodica sempre sul re era il nostro lidio bemolle 7 con il sol fa diesis e sol diesis. Andiamo alla diminuita. In questo caso usiamo una diminuita secondo modo alfa ed è formata da re, mi, fa, sol bemolle, sol diesis, la, si, do, re. In pratica questo è un tetraccordo di la minore e un tetraccordo di mi bemolle. Cosa è successo nella diminuita? Abbiamo praticamente tolto la seconda nota e messo
un Mi bemolle con il Fa. Abbiamo tolto una nota e ne abbiamo messe due, ma in questo modo dalla diminuita ritorneremo sulla nostra scala minore melodica. E adesso possiamo andare nella quinta scala, cioè la scala esatonale, che in questo caso, sempre sul Re, è proprio la scala che parte dal Re, che è la scala esatonale alfa. Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, Si bemolle. Da qui noi possiamo tornare alla nostra minore melodica e eventualmente, se vogliamo chiudere, finire con la nostra scala maggiore. Perché dico sulla scala maggiore? Perché la scala maggiore comunque è la scala più comoda, è la scala su cui siamo abituati a costruire la maggior parte delle nostre melodie, che siano melodie semplici o classicheggianti. Quindi la scala maggiore è il punto di partenza, ma appena noi convertiamo questo materiale su una scala minore melodica, la scala minore melodica è lo ripeto, qui l'ho contornata di rosso, lei ci permette di andare sulla diminuita, ci permette di andare sull'armonica, ci permette di andare sull'esatonale. La minore melodica è veramente la scala perno. Partiamo! Spero che questi 5 video ti siano serviti per darti delle buone idee da sviluppare. Ci saranno altrettanti 5 video dove applicherò tutto questo anche sul basso elettrico. Chiaramente per me era importante in questi 5 video farti vedere sulla tastiera, cioè dove tutte le note sono chiare, si possono suonare solo in una posizione, farti vedere questo concetto.
Esiste, come ti ho già detto negli altri video, e lo ripeto anche qua, all'interno del Best of Bass, tutta una serie di materiale che ti invito nel mio blog ad andarlo a scaricare, perché è materiale dedicato a questo, a tutti i modi della scala maggiore, i modi della scala minore melodica, minore armonica, eccetera, e l'uso di queste cinque scale in questo modo, il passaggio morbido tra una scala e l'altra. L'obiettivo di base è sempre lo stesso, creare melodie abbastanza facili da essere seguite anche da un ascoltatore medio, ma allo stesso tempo creare melodie che siano anche interessanti e nuove, non semplicemente quelle con le solite note delle solite scale che oramai hanno già diciamo anche fatto un po' il loro tempo. Il lavoro successivo che ti ho detto, oltre a quello di 5 video dedicati al basso, dove applicheremo questa cosa anche sul basso, ci sarà anche il lavoro sulle voicing. Quindi questo materiale risulta importante anche per i pianisti e i chitarristi, perché tutto questo discorso viene anche applicato a livello proprio di accordi, di voci che vado a mettere per accompagnare. In questi video mi sono limitato a farti vedere solo il materiale sulla mano destra, proprio perché ho usato con la sinistra delle voci molto elementari, ma ci sarà un lavoro molto interessante su questo tipo di cose, cioè sull'uso delle voci, anche perché questo materiale delle 5 scale è estremamente importante per lavorare sulla composizione. Bene, spero che ti sia piaciuto tutto questo materiale, che sia stato utile per te, e spero di vederti intanto come iscritto all'interno del mio Best of Bass e anche iscritto a questo canale di YouTube, chiaramente YouBassLab. Grazie dell'attenzione. Ciao!